Pompa di calore ibrida, Samuele, mi hanno proposto una pompa di calore ibrida, 29 kW di caldaia e 8 kW di pompa di calore. Ma perché? Perché così tanta differenza nelle potenze? Beh, oggi in questo video cercherò di farti toccare con mano e con parole semplici cosa succede a casa tua con le potenze termiche, in modo che tu possa comprendere, anche se non sei un tecnico, se stai facendo la scelta giusta oppure no. Se non l'hai ancora fatto però iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, io sono Samuele Trento e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare la loro casa in 100% elettrica anche se ci sono radiatori. Tutto questo con le pompe di calore full electric. Oggi affrontiamo il tema delle potenze, soprattutto legate ai sistemi ibridi, perché alcuni di voi mi chiedono perché questa enorme differenza di potenza all'interno di un sistema ibrido. Vuoi vedere che si accende solo la caldaia? Vuoi vedere che la pompa di calore è troppo piccola? Beh, cercherò di farti toccare con mano, qui in aula, con alcuni numeri, e cercherò di trasmetterti alcune basi fondamentali che ti possono aiutare a fare la tua scelta consapevole. Ecco, premetto che io non sono a favore delle soluzioni ibride perché secondo me non è una soluzione, perché la pompa di calore elettrica nasce per togliere definitivamente il contatore del gas e la soluzione ibrida invece non ti permette di farlo. E non entrerò poi in questo video nello specifico di ogni singolo produttore, perché ogni marchio ha le sue logiche di funzionamento, ha le sue logiche di progettazione. Però faremo una panoramica generale che ti possa essere d'aiuto. Allora, iniziamo da subito con il concetto del fabbisogno termico della tua casa, cioè quanti kilowatt ha bisogno la tua casa per essere mantenuta calda. Allora, ci sono le dispersioni per trasmissione, cioè le dispersioni, il calore che esce dai muri di casa tua, dalle finestre, dal tetto, dal pavimento, e ci sono poi le dispersioni per ventilazione, cioè per i ricambi d'aria, ad esempio il ricambio d'aria in bagno, che ovviamente porti dentro aria fredda dall'esterno, che va a raffreddare la casa. Bene, però ci concentriamo sulle dispersioni per trasmissione, che sulle case esistenti tendenzialmente sono le più importanti. Allora, abbiamo il nostro edificio, la nostra casa, che è composta dai quattro muri, da un tetto e da un pavimento. Ipotizziamo che quando ci sono meno 5 gradi all'esterno, la nostra abitazione ha bisogno di 12 kW. Quindi il calore che esce dal tetto, una delle principali fonti di dispersione, dai muri, dalle finestre, anche dal pavimento ovviamente, in misura minore, la somma di queste dispersioni quando all'esterno abbiamo meno 5 gradi centigradi fa 12 kW. Cosa succede però? Tendenzialmente poi non abbiamo meno 5 tutto l'inverno, ma nelle regioni nord, centro-nord Italia, temperature medie si aggirano intorno ai più 2 gradi centigradi. Ovviamente poi ogni località ha la sua temperatura. Quindi le stesse dispersioni saranno leggermente inferiori, perché a 2 gradi centigradi avrò bisogno ad esempio di 10 kW termici per riscaldare. Quindi avrò le stesse dispersioni ma più piccole, perché la casa disperde meno. Questo perché? Perché se voglio mantenere 20 gradi in casa e fuori, anziché esserci meno 5 gradi centigradi, ne ho 2, ovviamente fa meno freddo, quindi c'è meno scambio termico tra l'ambiente interno, che è sempre a 20 gradi, e fuori, che abbiamo 2 gradi. La pompa di calore ovviamente dovrà dare almeno gli stessi kilowatt. Ecco, sto generalizzando, ovviamente poi si considera anche il tempo di mantenimento del calore, l'inerzia termica dei muri, però
per adesso sto semplificando al massimo. Quindi la nostra pompa di calore dovrà erogare almeno i nostri 10 kW. Analizziamo quindi cosa succede. Mi hanno proposto una pompa di calore ibrida che ha 29 kW di caldaia e 8 kW di pompa di calore. Questi 8 kW però ce li ho alla temperatura esterna di più 7 gradi tendenzialmente, mentre quando inizia a fare un po' più freddo, quindi da 7 gradi mi avvicino a 2 gradi esterni, questi 8 kW molto probabilmente diventano 6 kW. Ecco che il fabbisogno termico della casa è di 10 kW, la pompa di calore me ne dà 6, a questo punto io non riesco a riscaldare casa perché la potenza è insufficiente per quello di cui ho bisogno per mantenere il calore all'interno della casa. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede. Prendiamo un grafico dove qui sotto ci mettiamo le temperature esterne, 20 gradi centigradi, qui abbiamo 0 gradi centigradi, qui abbiamo meno 5 gradi centigradi e qui abbiamo i 2 gradi centigradi. Qui invece ci mettiamo il fabbisogno termico, cioè la potenza termica in kilowatt. Abbiamo detto che la nostra abitazione a meno 5 gradi esterni ha bisogno di 12 kW. Quando all'esterno abbiamo 20 gradi ho bisogno di 0 kW, cioè non devo riscaldare casa perché fuori sono 20 gradi. Quindi cosa faccio? Traccio una retta e mi trovo per ogni temperatura esterna quanti kilowatt ho bisogno. A questo punto faccio un'intersezione e vedo che a 2 gradi mi ritroverò quei 10 kW di cui avevo detto prima. Però a 2 gradi la potenza della pompa di calore è di soli 6 kW. Quindi la pompa di calore si ritrova a lavorare sotto quello che ha bisogno la casa per essere riscaldata. Da notare una cosa molto importante, che la maggior parte dei consumi di una pompa di calore o comunque di una caldaia, di qualsiasi sistema di generazione, sono concentrati in quest'area qui. Cioè la maggior parte dei giorni più freddi dell'anno sono concentrati qui, dove ho il massimo consumo. Infatti le bollette più salate arrivano di solito a gennaio e a febbraio, sia se ho il gas metano piuttosto che la pompa di calore. Non mi interessa lavorare qui, perché veramente anche se abbiamo 15 gradi all'esterno, per riscaldare una casa ci basta veramente poco. Qui invece abbiamo la concentrazione delle ore di funzionamento. Tornando al sistema pompa di calore, quindi se ho questi 6 kW qui, come faccio a riscaldare casa? Beh, per tornare su, per forza di cose, dovrò accendere la caldaia. E dovrò accendere la caldaia che fa 29 kW. Qui, a seconda di ogni produttore poi e la capacità di modulazione, avremo risposte diverse perché alcune pompe di calore magari si spegneranno perché la caldaia, essendo troppo potente, andrà a riscaldare talmente tanto l'acqua che la pompa di calore si chiede: ma perché devo stare accesa se mi sta tornando indietro l'acqua già calda? Andiamo a vedere ora cosa succede lato impianto, cioè ipotizzando di avere un impianto a radiatori. Quindi, ad esempio, abbiamo 8 radiatori che a 55 gradi, ad esempio, erogano la potenza di 1,5 kW termici. Quindi, se ho 8 radiatori, quando tutti i radiatori sono accesi e stanno lavorando a 55 gradi, avrà una potenza erogata di 12 kW totale. Ecco che avendo una pompa di calore da 6 kW, cosa succede? Ci troveremo nelle condizioni in cui questa pompa di calore troppo piccola
non riuscirà a portare i 55 gradi l'acqua all'interno dei termosifoni, ma riuscirà ad arrivare a 30-35 gradi, ipotizziamo. E con 35 gradi nei radiatori non riesco a riscaldare nulla. Sentirò il radiatore leggermente tiepido, ma non avrò nessun, ovviamente, risultato dal punto di vista del comfort. Quindi, anche in questo caso, cosa succede? Si accenderà la caldaia, che con la sua potenza da 29 kW riscalderà molto più velocemente tutti i radiatori. Ecco, questo ipotizzando che tutti i radiatori sono accesi e partiamo da una condizione di acqua fredda. Se poi abbiamo delle valvole termostatiche, probabilmente qualche radiatore sarà aperto, qualche altro chiuso. Quindi qual è il consiglio che voglio darti? Se hai scelto di portare avanti una soluzione ibrida, una pompa di calore ibrida, valuta bene la potenza della pompa di calore. Non prendere una pompa di calore troppo piccola, perché non ti servirà a nulla, non servirà né a riscaldare il tuo impianto né ovviamente a riscaldare la casa, quella ovviamente dove ci vivi. Se hai già fatto l'acquisto, hai già installato la pompa di calore ibrida, beh, trovi il video qui sopra dove ti do qualche accortezza per ridurre i consumi di gas e sfruttare al massimo la parte elettrica della pompa di calore, perché tanto valeva altrimenti che ti tenevi la caldaia se doveva funzionare solo con il gas. E se vuoi controllare e monitorare la pompa di calore e capire quando si accende la parte elettrica oppure quando si accende la parte a gas e ovviamente gestirla al meglio, beh, nel link della descrizione del video trovi Foxbox, una centralina che ti permette di fare tutto questo. Riassumendo quindi, se la pompa di calore è troppo piccola, beh, si accenderà molto più spesso la caldaia. Avendo anche il gas, quindi avrai dei costi fissi in bolletta sia sulla parte elettrica che sulla parte di gas, costi fissi che sono sempre più importanti, quindi tenere il contatore del gas ovviamente ti comporta avere anche dei costi fissi anche se tu non consumi nulla. In alcuni casi poi le pompe di calore ibride non producono neanche l'acqua calda sanitaria con la pompa di calore, ma si avvalgono sempre solo della caldaia. E poi considera la manutenzione, cioè devi considerare mediamente quasi il doppio dei costi di manutenzione, perché il tecnico che esce per la manutenzione dovrà verificare sia la parte a gas che la parte elettrica. Beh, allora Samuele, la pompa di calore ibrida è un male? Beh, la risposta la sai solo tu. Forse è meglio rispondere alla domanda: perché hai voluto passare alla pompa di calore? Perché hai voluto fare questo passo verso una soluzione elettrica? Beh, a questa domanda non accetto risposte come: beh, c'è il super bonus, è quasi tutto gratis. Perché? Perché la casa è tua e le bollette saranno tue per i prossimi 30 anni. Se vuoi approfondire il tema di come trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh, vai sul mio blog samueletrento.it. Se hai qualche domanda specifica per il tuo caso, scrivila nei commenti qui sotto. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.